Oggi ci troviamo a Luras per la sesta Super Autogincana qui su terra, un terreno bellissimo nella pista di Giuseppe Bellu. Al mio fianco troviamo un protagonista della due ruote motrici. Loris Matteo. Abbiamo fatto il primo giro di prova e gli altri due li abbiamo utilizzati come concludere la gara. Una bellissima gara, speriamo continui a rifare un'altra manifestazione con Giuseppe e che siano di più le macchine, i concorrenti. Questa gara è stata organizzata all'improvviso, quasi per gioco. Però i concorrenti, vabbè, non sono stati tanti, però erano ottimi. Il pubblico anche ha seguito molto la manifestazione. Sì, sì, abbastanza pubblico, anche macchine, però è sempre meglio, più siamo e più ci divertiamo. Il tuo modello di vettura qual è? Una Peugeot 106 1.6 valvole. È da molto che fai questo tipo di manifestazioni? Abbastanza. Da dove arrivi? Da Tonara. Bel posto. Ascolta, il terreno come l'hai trovato oggi, nonostante l'eccessivo caldo e la polvere che alla fine avete sollevato? Il terreno bellissimo, a parte la polvere, dall'altro un bel terreno, uno dei migliori terreni delle gincane fino adesso. Qui a Luras con Kessa Marco, un altro protagonista delle quattro ruote oggi. Marco. Una bella gara, una pista un po' polverosa, però bellissima, abbastanza scorrevole. È stata una bella giornata, diciamo, dai. Piazzamento finale, Marco. Una terza posizione di classe. Che classe hai corso? Classe B con una Fiat 500 1.6. Nonostante la polvere purtroppo eccessiva che ci sta in questo periodo. Sì, sì, bello. Diciamo un percorso nuovo, abbastanza scorrevole. Diciamo con delle cose nuove, una bella parabola. Marco, ho visto anche un ponte. Un bel ponte, sì, che toccava ammirarlo, diciamo, per passare. Molto avanti a velocità sostenuta. Pur avendo una macchina stretta, comunque siamo riusciti a non sbatterla, diciamo così, dai. Qui a Luras con Paolo Careddu, giusto? E uno degli organizzatori di questa bellissima manifestazione dell'autoslalom, super autoslalom. Paolo fa parte della Fantasy Racing Team, affiliato Wii Speconi, un bel team di professionisti, chiamiamoli così, e hanno saputo organizzare anche una bellissima gara. La gara è sempre bella, ci sono un sacco di partecipanti, anche se abbiamo avuto qualche problema col pubblico perché ci sono varie manifestazioni campestri, però siamo contenti così. I piloti sono venuti, nonostante la nostra lontananza dai punti, diciamo, dal centro Sardegna, sono arrivati tutti qua e penso che siano rimasti contenti dell'ospitalità, della pista, che la nostra è una pista, penso, assieme a quella di Budusona, delle migliori che ci siano. Non perché faccio parte di questa organizzazione, però la pista l'avete vista tutti, infatti i piloti, nonostante sia lontano, vengono molto volentieri da noi e noi li ringraziamo. Io sentivo pareri molto concordanti da parte dei piloti che hanno preso parte alla manifestazione oggi. Pista piaciuta molto e addirittura viene utilizzata, come dicevano in tanti, da piloti da rally per fare i loro allenamenti invernali. Noi abbiamo un nostro carissimo amico che è Andreucci, che viene spesso e volentieri anche adesso. Andreucci è un uomo alla garanzia a livello mondiale. Sì, infatti viene spesso e volentieri, si allena con noi e ci fa anche dei corsi qua. Noi partecipiamo volentieri perché lui ci porta a pubblico e spero che ci porti tanti altri piloti per il futuro di questa manifestazione, che non è da tanto che la facciamo. Con Giuseppe Bellu, l'organizzatore assoluto di questa super gincana, qui a Luras. Giuseppe, una bella manifestazione, le tue impressioni? Niente, siamo alla sesta ormai, gli anni passano veloci, porca miseria, io ormai ho 46 anni, però anche stavolta ho il record della pista e questo mi fa felice. Niente, bellissimo, è andato tutto bene, non tanti piloti come mi aspettavo, un peccato perché la guida su terra per me è la più divertente. È quella che esprime al meglio il pilota, anche perché al contrario dell'asfalto ogni volta è sempre diverso il fondo, di conseguenza è un continuo improvvisare e saper gestire la macchina in tutte le situazioni che si presentano. La presenza del ponte in mezzo alla pista? La presenza, quella, l'idea è nata dai motor show e il ponte fa piacere, dai, è quella ciliegina, dai, che ci vuole. Poi quest'anno abbiamo fatto anche una bella parabolica, bella, non perché l'ho fatta io, ma è una pista molto bella, infatti Super Gincana penso che se lo meriti.